divisione Emiliano Babilonia. Tutte le sere effettuo le analisi cerebrali per vedere e riconoscere le mie frequenze fisiologiche sia in stato di rilassamento che in stato di veglia, che in stato di coscienza e coscienza alterata, perché mentre veniamo attaccati o manipolati con le armi ad energie dirette, ad onde convogliate e frequenze di amplificazione all'interno del cervello con le armi ad energia ad onda convogliata, sia satellitare che terrestri, dobbiamo capire le fasi cerebrali che vengono modificate o le frequenze cerebrali che vengono modificate durante gli attacchi e le manipolazioni. Ci siamo accorti che noi passiamo da una fase di totale rilassamento a una fase di totale agitazione e destabilizzazione fisiologica e cerebrale. Ovviamente noi cavie umane consapevoli sappiamo perfettamente che dopo molti anni che veniamo attaccati con queste armi ad energie dirette satellitari e che veniamo visti dentro casa con telecamere a scansione sintetica o radar sintetici satellitari che vedono la nostra locazione sia in latitudine che in longitudine per effettuare esperimenti continui attraverso le armi ad energie dirette, attraverso la mappatura cerebrale e attraverso le frequenze di analisi in terapia intensiva che loro creano attraverso i nostri parametri fisiologici. Ovviamente mentre sto facendo l'analisi cambiano determinate miei ragionamenti e determinate mie parole, perché ovviamente la nostra capacità, la nostra intelligenza e le nostre frequenze extrasensoriali che noi percepiamo, loro dentro i laboratori non le possono rilevare e non possono rilevare determinate frequenze di disturbo e determinate frequenze di alterazione, perché la loro capacità cerebrale è molto primitiva. Quindi noi cavie che rileviamo il sistema deviato che narcotizza l'intera nazione paghiamo molti soldi e quindi fanno test e sperimentazioni. I lavaggi del cervello servono per immettere su ogni parola una frequenza che deve creare la destabilizzazione delle nostre frequenze. Ovviamente, se ci parlano in modo gentile, noi diventiamo gentili. Se ci parlano in modo aggressivo, noi diventiamo aggressivi. O viceversa, perché la loro tecnica è creare una sorta di effetto gas che deve far sì che il nostro corpo si deve abituare a queste manipolazioni cerebrali, a questi attacchi e torture fisiologiche. E questo è il sistema MK Ultra, è il sistema Manchurian Candidate, è il sistema Monarch, è il sistema di narcolessia ipnotica radiocontrollata delle masse. Quando sono arrivato a casa questa sera, ovviamente dopo che ero stato attaccato tutto il giorno, lavaggio del cervello, torture, manipolazione, mi sono dovuto prendere la valeriana per rilassare leggermente le mie frequenze, perché ovviamente loro mi vedono per strada in trigonometria GPS e immettono sul mio corpo determinate frequenze che destabilizzano le mie frequenze fisiologiche, cioè non stiamo mai in fase di rilassamento o in fase di concentrazione, ma destabilizzano in continuazione i nostri parametri, le nostre frequenze deduttive, perché loro studiano dalle nostre soluzioni. Loro dentro questi laboratori sono solamente degli analisti che effettuano le nostre mappature cerebrali attraverso i satelliti spia con elettroencefalografi transcranici, e quando noi non interagiamo con queste frequenze o non abbiamo delle alterazioni
dei parametri fisiologici, loro ci attaccano per vedere le frequenze dell'arma, che tipo di effetti collaterali ci crea sul nostro corpo, perché l'attestazione di armi ad energie dirette, ad onda convogliata. Vedete, mentre parlo, si muovono tutte le frequenze dell'elettroencefalografo. La frequenza nera è le frequenze cerebrali del mio cervello che stanno mandando i dati all'interno dell'analizzatore di spettro che registra le mie frequenze cerebrali. Vi faccio vedere questa cosa, adesso apro e chiudo gli occhi, guardate la sensibilità dell'elettroencefalografo come crea una sorta di interazione cervello, elettroencefalografo e programma. Quelle frequenze che voi avete visto che si sono alzate sono i miei occhi che si aprono e si chiudono. Pensate quanto è sensibile il sistema, e non è possibile che questo sistema, che rileva tutte le nostre frequenze cerebrali, non rilevi l'attacco con l'arma di energia diretta. Io ho provato che l'elettroencefalografo rileva l'attacco con l'arma ad energia diretta. Infatti, questi che ci vedono attraverso i laboratori con le telecamere a scansione sintetica satellitari lo sanno che noi non possiamo stare tutto il giorno con l'elettroencefalografo sia dentro casa che quando usciamo per strada, e quindi ci attaccano quando noi non abbiamo le attrezzature o le apparecchiature di analisi o di diagnostica, e quindi per loro è più semplice attaccarci, perché dicono: qui non puoi avere il computer che analizza e che registra l'attacco con l'arma di energia diretta, e quindi ci attaccano. Invece quando sto collegato con l'elettroencefalografo l'attacco verrebbe registrato perfettamente. Voglio fare un minuto di rilassamento per farvi vedere come funziona l'elettroencefalografo e dopo finirò il video. Entro in rilassamento. Come avete potuto vedere, amici, tutte le frequenze si stavano allineando e mi stavo perfettamente rilassando. Adesso che sto ricominciando a riparlare, tutti i parametri cerebrali ritornano nelle frequenze della veglia, della concentrazione, dell'attenzione, della meditazione primaria. Quando siamo in attacco con un'arma di energia diretta, questi parametri si modificano in stato di narcolessia, attacco con arma di energia diretta a frequenza inalternata, e moltissime altre patologie. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia. Ricordatevi di scrivere sulla mia email, che ho aperto adesso anche un canale di Skype per poter parlare con gli angeli custodi del futuro. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia.